Questo è il mio quinto giorno nella capitale. Ora mi trovo in centro e da qui, tra qualche minuto, partirò per Marcahuasi. Ni bien llegas al lugar, haces una pequeña ofrenda, tengas lo que tengas, tengas un vino, un cigarro, una papa, ¿sí? Es una pequeña ofrenda que le tienes que hacer a los antepasados de ese lugar. Non vedo l'ora di avventurarmi nella sierra e gustarmi i paesaggi andini di questa regione. Il viaggio durerà circa 5 ore fino al piccolo villaggio di San Pedro de Casta, situato a circa 90 km a nord-est della capitale. San Pedro de Casta è il piccolo villaggio da dove inizierò la mia marcia per arrivare a Marcahuasi. Quindi, che vi devo dire, sono soprattutto un po' preoccupato per le mie condizioni fisiche, perché come vi ho detto non sono in forma olimpica e sono anni che non faccio sport. Certo, dovevo fare il giro in bicicletta e l'ultima volta che ho toccato la bicicletta avevo 14 anni, quindi vabbè, è una sfida. Voi direte, sono pazzo? Sì, sono pazzo, però vediamo, e questa è la sfida, no? La prima tappa sarà Chosica, cittadella che dista 50 km da Lima. Da lì, una corriera mi porterà a 3.300 metri d'altitudine fino a destinazione. Dunque, eccoci. Qui siamo alla fermata del bus per Marcahuasi. Quindi sono le 2 del pomeriggio. Il tempo veramente non è il massimo e il bus parte fra 2 ore, quindi sarò lì. Mi hanno detto che ci vorranno tra le 2 e le 3 ore. Dopo questa escursione rientrerò a Lima, saluterò Delfo e Clara ed andrò a acquistare la bicicletta che mi accompagnerà fino ad Ushuaia. Buenos días a todos. ¿Cómo te llamas usted? Erminda. Erminda, encantado. ¿Por qué San Pedro de Casta? San Pedro de Casta es por un patrón, que es el patrón San Pedro, que le celebra en el mes de junio, vale. El 29 de junio. Casta, raza. Ah. Machos. ¿Y todas las personas aquí habitan ahí? Sí. ¿Sí? Entonces otros, conocí todos. ¿Eh? Sí, otros no llegan al lugar. He escuchado que están legendas, que está una buena energía por allí. Sí. Sí, puede contarme algo. Sí, o sea, se va a llenar de energía usted de Marcahuas. Va a despejar su mente. Sí. Sí, va a conocer. Llegó el conductor, nos vamos. Nos vamos, partimos. Un sassone, perché qua vedo che ne cadono spesso, ce ne sono parecchi sulla strada, adesso vi faccio vedere. Sono in cammino da più di 2 ore ormai, mi sto avvicinando sempre di più a San Pedro de Casta. La signora Erminda mi ha consigliato di passare la notte in un ostello del villaggio. Sono quasi le 19 e camminare fino a Marcahuasi nell'oscurità totale e con questa nebbia non è raccomandato.
Erminda mi ha proposto di cenare da lei stasera. È proprietaria di un piccolo ristorante sulla piazza comunale. Domattina partirò di buon'ora per visitare l'altopiano desertico di Marcahuasi. Riscoperto negli anni 50 da Daniel Russo, avvocato e specialista in scienze occulte, il sito è costruito su resti archeologici preistorici e la popolazione locale lo visita da migliaia di anni. Perché? Qual è l'interesse? Per la bellezza grezza della natura o per uno scopo diverso? Muchas gracias. Sei stato bravissimo, un cammino muy duro, eh. Hola, buenos días. Tengo que registrarmi, È come arrivato. Prima di recarmi all'ostello, riempio un formulario e pago l'ingresso al sito, circa 10 franchi. Una signora del luogo mi propone di farmi da guida. Accetto volentieri e ci diamo appuntamento di buon'ora domani. Primera vez usted en Perú? Sí, primera vez. Ah, primera vez. Primera vez. Y me encanta. Compartimos. Allora, compartimos este momento. Sí. Es muy familiar, me encanta muchísimo. ¿Vero? Sí. Y allora te deseo un buen apetito, esperaba. ¿Así es? Buenos días. Buenos días. Sono le 7:30 del mattino. In piazza ci sono ad aspettarmi la guida con suo figlio Ronald. Dopo un buon caffè, cominciamo l'ascesa per Marcahuasi. Impiegherò circa 3 ore per raggiungere il sito a 4.000 metri. Molto spesso, a queste altitudini, i locali masticano foglie di coca per regolare il sistema nervoso in caso di problemi respiratori e cardiaci. Anch'io ne ho qui con me, non si sa mai. Oggi vamos a montare con le vacche, a cargare il pasto, a pastearles, a ordeñarles, a hacer el queso después. Muy bien. Y esa es la tarea de todos los días. Todos los días. Doctor. ¿Y por qué las mujeres? Así es la tarea. Así es. Así es. ¿Por qué no los hombres? Se va a la chacra. ¿En el campo? Ajá, al campo. Así. A sembrar el amas, el maíz. Sí. Ahorita ya están barbichando, moviendo la tierra. Distrutto. La strada è molto ripida. È qua l'entrata del sito di Marcahuasi. Potete ammirare che veramente è un anfiteatro meraviglioso con delle rocce strane. Marcahuasi deriva dalla parola quechua marca, che significa protettore, e huasi, che significa casa. Il protettore della casa o la casa del protettore. Dove? Ah, l'indio, ah sì. Guarda lì, quello è l'indio. Il perfil? Il perfil dell'indio. Il profil, sì. Ahí sta la nariz, la frente e parte della cabeza. Adesso ci stiamo dirigendo nell'altare de los dioses, che è l'altare degli dèi. Dobbiamo fare un'offerta. Wow, guardate che storia. Buono, adesso
vado a fare un'offerta agli dei di Marcahuasi, in modo che ci danno una protezione in questo luogo meraviglioso. E dobbiamo andare lì. Aquí. Aquí. Porque no podemos caerse. ¿Y dónde lo hacemos? Ya, acá nomás. Ya. ¿Eh? Acá. Mirando acá. Acá hacia arriba. Ya, para. A ver, Marcahuasi. Nos encontramos acá visitándote. Venimos a que nos llenes de tus energías positivas y nos hagas llegar con bien a nuestro destino. Gracias. Gracias. A ti, Marcahuasi. Gracias, Marcahuasi, por darnos esta protección. Dei, dei, dei. Cogimos tu energía. Ahí está. Está haciéndose presente a través de del agua. Cuidado. Qui ci sono un certo numero di enigmatiche formazioni rocciose che sembrano rappresentare una grande varietà di animali e umani. Ce ne sono più di 200. Si tratta di vere sculture realizzate dall'uomo e scolpite nella roccia o di un semplice fenomeno naturale? Nos dan varias versiones acá, che le figure están talladas por gigantes. Y por otro lado nos dicen, ¿no?, que es por la misma naturaleza. Daniel Russo spiegò le peculiari formazioni rocciose di Marcahuasi non come conseguenza dell'erosione millenaria del vento, ma come l'azione deliberata di antichi peruviani di dimensioni colossali, quella che lui definì come la cultura Masma, discendenti degli Atlantidi che trovarono nelle Ande un destino inedito. Una teoria che, sebbene affascinante, è stata rapidamente smentita dagli specialisti che pensano si tratti di semplici formazioni naturali che assumono vagamente forme antropomorfe o zoomorfe. Adesso abbiamo visto l'alchimista e adesso andiamo a vedere las chupitas. Si chiamano chupitas, no? Sì. Las chupitas, che stanno circa di là. Si cammina in questo sito, però almeno adesso è tutto piatto. Si dice che questo luogo sia dotato di una forte energia magnetica. Secondo i locali, questo è un posto misterioso che sembra migliorare le normali capacità cognitive, liberando ed aprendo la mente. È una figura di pietra che se parece, ¿no?, a un profeta. Por aquí también tenemos las chulpas. Para allá también, chulpas individuales. Son nichos pre-incas. I visitatori sembrerebbero trovare qui una guarigione sia fisica che psicologica. Quello che è certo è che Marcahuasi è considerato sacro ed è uno di quei misteri che causano stupore fino all'esaltazione. Molti nativi e qualche turista affermano infatti di aver visto apparizioni di strane creature non umane o addirittura le luci di oggetti volanti non identificati. Un luogo senza tempo, dunque, che non risulta nelle guide turistiche del Perù. Marcahuasi, lì è qualcosa di indescrivibile, il verde, queste rocce incredibili che ho visitato ieri. Niente, io adesso alla una prenderò il bus per partire in direzione di Lima, quindi adesso sono quasi le 10 e sono veramente contento di essere venuto qui, in questo villaggio, e la gente è molto, molto gentile, molto amichevole, molto sociale, molto unita. E qui c'è un silenzio impressionante, con un'energia molto forte. È veramente
un posto che consiglio se venite in Perù e venite a Marcahuasi. Thank you.